con un mito della curva rosanero, Salvatore Nocilla, meglio conosciuto come Totò Rambo. Esatto, buongiorno a tutti. Ciao Totò. E allora, Ultra si nasce secondo te? Ma penso di sì, perché quando io capii che cosa significava amare il Palermo, già mi ritrovavo a far parte di un qualcosa che era forse anche più grande di me, però io abbracciai questo, chiamiamolo pure movimento, perché era un qualcosa che andava al di là della fede calcistica, era un connubio di idee che si amalgamavano l'una con l'altro per poi sfociare in quello che era tipo l'apoteosi della domenica, cioè andare allo stadio e poter dire Forza Palermo. Ma se... Eccoci amici, ben trovati. Ciao Carlo e ciao Federico. Ciao Fabio, Ciao Fabio, ciao ciao Carlo. Federico, ciao ciao ciao. E allora Carlo, non Ehi. potevamo ovviamente che iniziare con un ricordo di Totò Rambo, mitico personaggio di un tifo. Che ormai chiaramente con gli anni è cambiato, come è cambiato il calcio. Era una intervista tua di qualche anno fa, una rarità. Quindi lascio a te la parola per ricordarlo in qualche modo. Ma guarda, io mi ricordo, intanto dobbiamo ringraziare Fabrizio, se lui ci segue sa di chi parlo, che ha creato questo ponte con Salvatore, detto Totò Rambo. E mi ricordo di una persona disponibile, di una persona pacata, devo dire. Noi ovviamente quelle sono state, quella è stata l'intervista, ma avevamo anche chiacchierato prima, dopo. Ti ripeto, una persona pacata, giudiziosa, che però ricordava quante ne aveva combinate. Ecco. Io oggi chiaramente ora non lo posso raccontare perché, ma abbiamo parlato di tanto, abbiamo parlato di quanto è scappato, di quando è scappato ai carabinieri, di quando si è fatto prendere dentro il campo dai... Era tutta, cioè, era difficile immaginare quante ne avesse combinate. In quel momento in cui io lo intervistavo, noi lo stavamo incontrando, perché, ripeto, era una persona gradevole, pacata, adulta, ovviamente Esatto. adulta, con poi esperienze successive alle spalle. E quindi una persona che ricordo, devo dire, con grande piacere, con grande affetto. Peraltro fu anche molto disponibile nel chiacchierare con noi, lui che non amava tanto, ecco, farsi intervistare. Mi ricordo che una volta credo avesse fatto un'intervista, sì, ma di spalle, senza farsi riprendere. Ecco, questo è il ricordo. A me ieri abbiamo saputo, insomma, che non stava benissimo, poi purtroppo di notte è successo quello che è successo, e noi oggi abbiamo voluto ricordarlo, ma secondo me anche perché tanta gente che magari ieri allo stadio avrà letto Totò Rambo non mollare, si sarà chiesta ma chi è sto Totò Rambo? E allora oggi abbiamo pensato, facciamogli conoscere chi è Totò Rambo, no? E E a questo riproponiamolo così proposito, come sta. Carlo, infatti, ricordiamo ai nostri amici che ci seguono che sulla nostra pagina YouTube c'è la versione integrale dell'intervista divisa in due spezzoni e che comunque anche questa sera durante la trasmissione, anzi, a proposito, ringraziamo sempre la nostra Dorotea che è dietro le quinte, così come Marco Lauriano, appunto che Dorotea che ci manda in onda, ha selezionato anche altri brani dell'intervista che manderemo appunto in onda durante la trasmissione. Chi però volesse vederla tutta la trova sulla nostra Hai pagina detto YouTube. bene, peraltro vabbè, dico però su YouTube è perenne, sul nostro sito abbiamo messo oggi il rimando, diciamo, a quelle interviste che abbiamo dovuto dividere in due parti proprio per la disponibilità di Salvatore e di Totò a chiacchierare, come dire, serenamente, ecco, con me. Per cui ne è venuta un'intervista anche lunga. Non devo dire subito, non organizzata, pianificata o concordata prima, assolutamente no. Salvatore Totò non sapeva cosa gli avrei chiesto, io non sapevo cosa mi avrebbe detto, cosa mi avrebbe risposto. Tutto è stato fatto veramente con grandissima serenità.
ed è bello, il ricordo che ho di Totò è bello. Assolutamente sì, Carlo, ti devo dire, perché poi appunto stamattina chiaramente quando è venuta la notizia, è sparsa la notizia, è stata pubblicata anche sulle varie pagine Facebook, anche della Curva Nord, e ci sono, e questa diciamo, è la parte bella diciamo, del tifo, ci sono tanti messaggi per Totò Rambo che arrivano da tifoserie che certo non si Anche possono Padova e definire Cesena hanno esatto. esposto due Ma sì, ma non pistole. soltanto, infatti, questo non lo sapeva, anzi, grazie appunto per avercelo detto Federico, ma al di là di quello, anche i messaggi che sono arrivati da tifoserie nemiche, tra virgolette, parliamo di Catania, parliamo di anche di tante altre, però perché questo? Perché come in un passaggio dell'intervista, ricorda lo stesso Totò Rambo, fu uno di quelli presenti quando ci fu a Catania il funerale di Ciccio Famoso, insomma, di tanti personaggi di quel calcio che ormai veramente sembra di un'epoca lontanissima, invece tutto sommato poi così lontana non è. Però ora Carlo passiamo un attimo perché è giusto, parliamo, andiamo, facciamo diciamo un passo indietro di 24 ore, anche se prima forse è meglio leggere i risultati di questa sera. Li vuoi leggere tu Federico? Sì. I Vai, vai. risultati sono, vado. Sì, perché vediamo che questa sera si sono giocate le altre Vabbè. partite che mancavano e poi ne mancheranno soltanto, ne mancherà soltanto una in programma domani Domani sera che è cresce Como come. Brescia. Esatto, dai i risultati di stasera, Benevento Federico. Frosinone 2-1, Città della Venezia 1-1, Parma Cosenza 1-0, Perugia Bari 1-3, Pisa Genoa 0-1, Regina su Tirol, la prossima avversaria del Palermo, la Regina vince 4-0. Eh Quindi sì, appunto, aspettando perché poi. domani il risultato di Como Brescia. E infatti, chiaramente la partita della regina ne parleremo in chiusura di trasmissione. Torniamo invece indietro di 24 ore, Carlo. Io ho detto, insomma, che sono detti anche a fine primo tempo, purtroppo, ma ci sta, dico, sono alla fine, può capitare, la partita di ieri sera probabilmente l'ha persa Corini, l'ha persa con le scelte iniziali, che non ci hanno convinto, e l'ha persa forse ancora di più con i cambi tardivi, perché se magari, dico, è chiaro che con i sei ma si fa, non si fa la storia, ma se Senza magari il nessuna parte. secondo tempo fosse iniziato con quella che poi è stata la squadra schierata e quindi praticamente con tutti i nuovi arrivati, forse poteva andare diversamente. Io Fabio azzarderei anche dopo l'1-1, dopo aver trovato il pareggio in Sì. quel modo, perché comunque su un calcio d'angolo trovare quel gol io già qualcosa avrei cambiato, non proprio sostituzione, però già qualcosa in ordine tattico l'avrei cambiata subito. Perché Tu si che dici, vedeva che stava Carlo? Infatti, anche ma perché eravamo in guarda, difficoltà. sì, allora io devo dire subito, come ti ho detto ieri, la partita con l'Ascoli la temevo, perché l'Ascoli non è una squadra fantascientifica, fantasmagorica, non userò le parole del presidente della Ternana, non sono questi fenomeni a livello individuale, però tutti insieme hanno costruito una squadra quadrata, equilibrata, cazzuta, che ha tolto il respiro al Palermo, nel senso che non gli ha consentito, lo ha detto Bucchi, non gli ha, noi, l'ha detto proprio lui, noi dice, abbiamo organizzato la partita per non consentire al Palermo quella che è l'arma sua migliore, cioè pressare e ripartire in contropiede, e ha completamente chiuso da questo punto di vista diciamo le idee di gioco del Palermo. L'Ascoli ha meritato la vittoria. Io devo dirti che con il senno di poi è chiaro, però capisco Eugenio Corini, devo dire la verità, capisco che dopo che una squadra aveva fatto due partite bene, dopo che Stulaz, Segre, Di Mariano erano arrivati fondamentalmente in settimana, io che lui si prendesse un'altra settimana di, come posso dire, che desse un'altra settimana di chance a questo gruppo, lo capisco. Non dico che lo Però condivido, Carlo, però lo posso capire, lo posso capire. E lui stesso l'ha sì, detto, è una scelta che io però dopo rifarei quel altre mille primo volte. tempo è stato un azzardo comunque continuare sulla falsariga del No, però Primus. non solo quello, io voglio dire una cosa, io probabilmente Carlo credo che ci sia la puntata della scorsa settimana che lo testimonia, se non ricordo male, ma comunque qualcuno sicuramente ne ho parlato. Se vi ricordate, dopo la partita dello scorso weekend avevo detto che c'era un giocatore che ci avrebbe potuto, che poteva metterci in grosse difficoltà perché la difesa del Palermo
sappiamo bene che non è un fulmine di guerra, anzi, tutt'altro, purtroppo, ma dicono, avrei voluto avere assolutamente torto, è andato esattamente così. Io parlavo di Condò, l'avevo visto giocare contro la SPAL, se non ricordo male, la partita precedente dell'Ascoli, e ieri il giocatore dell'Ascoli ci ha fatto nuovi, ma ci ha fatto nuovi perché in mezzo ha trovato nel Cearu che sicuramente non è un giocatore rapido. Però se gli metti accanto un altro elemento che gli dà sicurezza, può rendere in un modo, purtroppo ci aveva accanto Lancini, che ieri sera è stato una iattura, è inutile girarci attorno, l'abbiamo detto 1.000 volte, anche lo scorso anno. Non Fulmine del vogliamo Cearu. criticare, infatti, se non gli metti un giocatore veloce, con Lancini si sono fatti i bagni, perché da Lancini sbaglia sul... Allora, intanto fa un lancio che non ha motivo di fare, in pieno recupero, regalando la palla all'Ascoli, che riparte e ci fa il gol del 2-1. Sul terzo gol, onestamente, il giocatore avversario lo ridicolizza. Quindi i rischi, anche noi che non siamo, diciamo, del mestiere, ma lo osserviamo da un osservatorio privilegiato, l'avevamo detto tutti quali fossero. Per questo ti dico, purtroppo, ieri. Sbaglia Eugenio. Io capisco quello che tu dici, dare fiducia a quel gruppo, giusto, giustissimo, però è un gruppo che anche lo scorso anno, in alcuni elementi, aveva dimostrato di avere delle enormi carenze. Il problema è anche che mettendo Lancini è stato costretto a spostare Nedel Cearu sulla sinistra, che in queste prime due partite di campionato aveva giocato sul centrodestra in 4 di difesa e aveva fatto la sua bella figura in queste due partite col Perugia e col Bari. Abbiamo visto che comunque giocando sul centro-sinistra e poi avendo accanto anche Crivello, che non è un fulmine di velocità, hanno avuto proprio grandissime difficoltà anche sul secondo gol. Infatti, né Crivello né Del Cearu sono riusciti a chiudere quel passaggio in verticale che Gondo è riuscito a prendere con una facilità disarmante. Era completamente solo e nessuno è riuscito a Sì, recuperarlo. assolutamente. Allora, Intanto, diciamo scusami, questo. Carlo, scusa un secondo solo, Vai, vai. una cosa importante prima che vai tu. Ci è arrivato un messaggio di un amico che ci segue, evidentemente, che si chiama Marco Serio, che si è voluto scusare perché oggi ha un TikToker, ha utilizzato spezzoni della nostra intervista senza citare la fonte. Ha chiesto scusa, lo ha fatto poi nei messaggi, non possiamo chiaramente che apprezzare le scuse appunto di A questo amico. dispetto Cosa di vuol tanti dire? che rubacchiano, no Fabio? Di tanti che rubacchiano e si Esatto. nascondono, lui ha avuto il coraggio di dire sì, è vero, scusatemi, va bene così. Ma va bene così, Assolutamente assolutamente. apprezzabile, ci mancherebbe altro. Prego, Carlo, vai. No, stavo dicendo, io non stavo dicendo prima che sono d'accordo con quello che ha fatto Corini, stavo dicendo che capisco Eugenio Corini, io avrei proseguito con quelle che erano state probabilmente le prove durante la settimana, cioè mettendo Bettella, anche perché il buon Bettella, quando è entrato, a me è sembrato cazzutello, cioè nel senso che quando non ci arrivava con le buone, dava delle belle spallate, diciamo, no, In di Serie B serve esperienza. anche questo. Assolutamente. Quindi a me questo Serie Bettella poi mi sembra più reattivo di Lancini. B. A Assolutamente, non c'è sinistra, dubbio. ragazzi, leggo Crivello non ci deve stare più, bla bla bla, eccetera. E non aveva altra scelta, dico, a meno che non si inventava come ha fatto nella ripresa Sala esterno sinistro, e mi è piaciuto moltissimo, devo Elia, dire subito. esterno sinistro. Elia, chiedo scusa, Elia. Elia. Elia terzino sinistro, e mi è piaciuto, vi devo dire, vi devo confessare che mi è piaciuto forse anche più di quando Molto. giocava davanti. Esatto, nel primo tempo non aveva fatto molta fatica, invece in quel ruolo ha fatto bene e noi sappiamo, perché ci hanno detto chi lo ha avuto e allenato, che Elia, anche come terzino destro, sarebbe, diciamo, più che L'anno buono. scorso a Quindi Benevento non mi Caserta l'ha meraviglierei. utilizzato molte E volte come infatti, quarto di difesa a destra. Ha fatto quasi tutto il campionato quarto di difesa a destra. esatto, sì, Carlo, vai. No, quindi dicevo, ecco, gli unici accorgimenti per poi non toccare quello che era l'assetto tattico, magari potevano essere questi, Bettella al posto di Lancini. Ora lui si è giustificato in parte dicendo sì, però sono giocatori che 2 mesi fa hanno vinto il campionato, per cui cioè, della serie non è che sono diventati brocchi tutti in una volta. Il punto è se erano fenomeni anche l'anno scorso, e credo proprio di no. Per No, cui ma no, perché Carlo, dico... dai, l'abbiamo detto quante volte, dai, tolti gli ultimi 2 mesi in cui il Palermo ha fatto
veramente un grande finale, un finale miracoloso, definiamolo come vogliamo. Fino a marzo alcuni giocatori avevano dimostrato veramente di Tutti i loro fatica limiti. enorme. Assolutamente, assolutamente così. E invece scusami Carlo, però voglio dire, ecco, prima che poi lo dimentico, ogni tanto mi viene qualche flash, una cosa che non mi è piaciuta, ma così come non è piaciuta a tanti, mi riferisco ai fischi sia nei confronti, soprattutto di Crivello, ma anche nei confronti di Lancini. Fischi meritati o meno, io non contesto questo, ci mancherebbe altro, però la squadra va sostenuta fino al 90esimo, al 90esimo i fischi, se è il caso, vanno ripartiti eventualmente con tutto il resto della squadra. Fischi ad personam, non mi sembra giusto per un motivo, perché comunque sia, non parliamo di giocatori che non si sono impegnati, parliamo di giocatori che magari hanno dei limiti, di giocatori che hanno commesso degli errori. E quindi la squadra va comunque sostenuta, fischiarli, secondo me, non è mai giusto. Anche per questo io avrei azzardato al cambio tra primo e secondo tempo, perché mi sarei aspettato una cosa del genere, sarebbe successa una cosa del genere. Cioè, quindi anche una sorta di protezione nei confronti dei giocatori, perché comunque sono sempre giocatori del Infatti, Palermo, a livello anche palermitano, quindi stai fischiando un tuo concittadino, e verranno ma poi dei con punti Carlo limite, dico, sono sempre la maglia rosa-nera. c'eravamo detto Carlo che, secondo, che probabilmente ci aspettavamo che uscisse Crivello, che era ammonito. Infatti, è stato un azzardo quello di Corini. Anche Valente, tutto sommato, però vabbè, sì. Io posso dirvi, poi non ho capito, invece, sì, concordo con voi, Fischi, Lancini e Crivello sono stati ingenerosi, tant'è che per un attimo devo dire che quando è uscito Crivello ed è stato sommerso dai fischi, io pensavo che non fossero rivolti a lui, pensavo che stesse succedendo qualche altra cosa, qualche altra parte del campo, invece no, perché dico, a Crivello gli possiamo rimproverare tutto, ma che non si impegna, poveraccio, avrà dei limiti, ma sarà confuso, sarà Chiaro. anziano, sarà tutto quello che volete voi, sbaglia passaggi da 2 metri, è vero, però che non sudi la maglia, Crivello non glielo puoi dire, No, allora tu devi fischiare solo uno assolutamente. che passeggia in campo, Crivello ci mette l'anima. E Ma poi escono fuori tutti i suoi limiti. anche Sì, anche Lancini. Lancini con un atteggiamento diverso, con un'indole diversa. A me ieri sera Lancini è sembrato come se fosse preso alla botta, non so perché, mi sembrava Sì, no, scemato, infatti, però non lo so, io quando è uscito, assolutamente. quando è stato ripreso dalle telecamere, era un po' stralunato, si vedeva che non era proprio molto Esatto. tranquillo Poi invece mentalmente. voglio capire da voi una cosa. Mi è sembrato pure esagerato tutta questa bordata di fischi per Bellucci. Che ha fatto Bellucci quando per No, era Carlo, i meritarsi tutta fischi sta bordata erano di dovuti fischi. a quando si è buttato per terra e ha perso tempo. Quello è stato il motivo. Che ha causato i fischi, soltanto questo. Tant'è che poi ho visto che uscendo Bellucci a qualcuno anche ha risposto, a qualcuno che lo fischiava. Invece io un'altra cosa, vorrei parlare di un'altra cosa, Carlo, a proposito, diciamo, tanto stiamo parlando più o meno dei singoli. Ho notato critiche che, devo essere sincero, mi sembrano assolutamente eccessive nei confronti di Piacelli. Sul primo gol non ha alcuna colpa, anzi prova a smanacciarla e non ci riesce. Sul gol del 2-1, io credo che non sia tanto colpa sua che si trovava in quella posizione, quanto il ruolo, quanto lo impone il ruolo probabilmente del portiere moderno, definiamolo così, che costringe gli estremi difensori a stare sempre un po' fuori dai pali. Quindi credo, poi non lo so, può essere magari mi sbaglio io, che è stato massacrato ben oltre le sue eventuali colpe. Sul secondo gol, o aspetta sulla linea di porta o deve andare incontro per chiudere lo specchio. Quindi si è comportato come da dettame tattico, pensa anche come da portiere. Sul terzo gol, forse poteva un po' chiudere meglio lo specchio, visto che comunque Nedelcihaaru ha dato il tempo a Gondo di rientrare sul sinistro dopo che aveva un po' sbagliato l'aggancio. Non andando incontro magari al giocatore, ha lasciato lo spazio sul secondo palo, che era totalmente scoperto, però comunque non si possono addossare le colpe della sconfitta a Piacelli, come non si possono addossare solamente a Lancini e Crivello. Ieri è stato un po' tutta la squadra e soprattutto Corini che è andato un po' nel pallone, perché comunque ieri Bucchi, con le dovute differenze, ha fatto la stessa partita che aveva fatto con la Triestina a maggio, ha bloccato le fonti di gioco del Palermo. In più ieri soprattutto Floriano andava
fuori tempo nel pressing e lasciava Bukel completamente solo di agire, e quindi Damiano e Brose si trovavano un po' presi in mezzo dai giocatori dell'Ascoli, anche dai terzini che spingevano tanto e andavano a fare le sovrapposizioni sulla fascia. Infatti le imbucate in difesa arrivano se il centrocampo non fa un buon filtro. Infatti ieri Damiano e Bro non si sono visti per tutta la partita, sia in fase di costruzione che in fase di rottura. Cioè, Ma questo è io stato voglio un... dire una cosa invece su Quagliarelli, premesso che no, effettivamente il massacro è assolutamente ingiustificabile, io vi dico, spero di rivedere Massolo, non aggiungo altro. Addirittura, Carlo, pensi E che beh sì, è Quagliarelli... un problema generale, nel senso di sicurezza generale che non mi dà. Complessivo, non ti dico che sul primo gol c'è colpo, sul secondo meno, sul terzo... Quello sta tirando dal calcio d'angolo e non voglio dire, a momenti di una diagonale difficilissima, ha ragione Federico. È su uno status generale di sicurezza che io ancora non ce l'ho, per carità. Voglio essere smentito, ma continuando così rischiamo, o si rischia lui, io non rischio niente, ma niente di niente, rischia di vedersi scavalcare da Massolo che ha finito il campionato in crescendo, non ce lo scordiamo mai. Però Quindi comunque insomma, con Perugia e no. con Bari non aveva dato questi segnali Pigliacelli, cioè con Ma, Perugia e con Bari ma, ricordo anche una parata, una bella parata a ma, ma. Bari, forse magari sul comandare la Tesoro difesa. mio, tesoro mio. Se io tiro un rigore, probabilmente glielo faccio pure io il gol a Buffon, tirando 100 rigori. Una parata in una partita non mi giustifica. Anche questo è vero. Una parata in una partita per uno che fa sto mestiere, non lo so. Come se un attore fa una battuta in un film e dice, ma però in quella battuta è bravo, dopodiché è una ciofeca. Non sto dicendo questo, attenzione. Voglio dire, no, ancora non mi ha convinto come no, come dice Fini, il Palermo ha trovato quel portiere che dà una sicurezza, no, che quando la squadra va in difficoltà ci penso io, Jimmy Fontana di una volta, che ne so, Sorrentino, no? Questi che ti davano, dice, noi siamo una saracinesca. Ecco, io ancora vedo un cancello con le grate. Eh Quindi, sì, Carlo, vabbè. e infatti invece voglio prendere spunto da questo Attenzione, detto messaggio. questo, scusami Fabio, il massacro no. Cioè, non è che ha giocato da tre o da quattro, ma nemmeno per sogno. Però No. sicuramente fino ad ora non si capisce perché abbia rubato il posto a Massolo. Però sono scelte dell'allenatore e noi ci rimettiamo alla sua volontà. Non è, no, Assolutamente, comunque invece non è prendo... Pigliacelli il problema, Fabio. Ieri avremmo No, perso secondo infatti... me pure con Gigi Buffon, ok? Perché ieri Con è imbarazzante, ieri la difesa. l'impostazione Esatto. iniziale, Carlo, io sono convinto che invece la difesa, Certo. con i correttivi che tutti ci aspettavamo, ovvero con Bettella e probabilmente Stulaz a centrocampo, forse la partita poteva andare diversamente. Invece alla fine, in difesa abbiamo fatto enorme fatica al centro. A centrocampo siamo stati, soprattutto nel primo tempo, sempre in inferiorità e i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Ma a proposito della difesa e della tanto criticata coppia centrale, prendo spunto da questo messaggio che ci è arrivato. Ti aspetti che possa arrivare ancora qualcosa dietro, diciamo al netto di Saric, che praticamente credo che domani dovrebbe essere definito, ovvero ti aspetti che possa in qualche modo sbloccarsi una trattativa che per me potrebbe essere importantissima, sempre che esista ancora, che è quella di Barba, perché per me Barba forse potrebbe veramente dare una sistemata definitiva al reparto centrale. Barba ha giocato titolare questa sera, Fabio. O metti sul piatto soldoni pesanti di quelli che convinci Vigorito a privarsi di un difensore importante, o non hai chance. Peraltro, il Palermo in settimana ha preso Mateju, credo che si pronunci così. Credo che là dietro abbiano sistemato tutto. Cioè, poi si aspetta sempre il rientro di Devetak e Sala che si riprenda. Io credo che no, non mi aspetto colpi in difesa, mi Però, aspetto un colpo in avanti. Carlo, se dovesse uscire Lancini, la Lancini in butto lì. uscita nel senso che va via, tu dici? Beh, potrebbe la società a questo punto magari decidere di privarsi di Lancini e provare a puntare su un altro centrale esperienza. Noi sappiamo che quando il Palermo si è presentato la prima volta al Benevento per Barba, l'offerta che è stata di 1 milione di euro non è stata neanche presa in considerazione da Vigorito, che certamente avrebbe voluto una cifra ben diversa. Io non lo so se il Palermo magari potrà fare un ragionamento del genere e quindi decidere
privarsi di Lancini perché magari riesce a trovare una sistemazione in Serie C e puntare su un giocatore come Barba, dicendo Barba magari piuttosto che un altro centrale di sicuro affidamento, ecco. Io punterei anche su Belluschi, perché ieri comunque mi è piaciuto, a me è sempre piaciuto come giocatore, anche quell'anno che ha fatto a Palermo. Un buon giocatore di categoria, i cosiddetti giocatori di categoria. Certo, avanti con l'età, magari non è quel prototipo di giocatore che il Palermo cerca, veloce, agile, però è sempre un buon giocatore, uno che si fa sentire anche in difesa. Certo, Barba sarebbe un'altra ciliegina sulla torta per quanto riguarda il mercato. Perché un buonissimo difensore di categoria, anche secondo me, è un po' sprecato per la Serie B. Fatto Ragazzi, almeno. vi ripeto, hanno preso Bettella dal Monza e Matteo dal Matteo Matteo Matei dal Matteo. Matteo dal Brescia. C'è già Nedel Serau, credo che non faranno altro. Lancini in uscita, ma ci sono da non lo so, ma ci sono degli slot da liberare se si vogliono fare ingressi. Leggevo di una forte interesse per un attaccante che viene dallo Spezia. Mraz. Che Mraz. Mraz. Mraz, che addirittura alcuni siti specialistici danno al 90% al Palermo, quindi come se fosse veramente in dirittura d'arrivo questo acquisto di questo ragazzo che dallo Spezia è stato girato in prestito l'anno scorso, non mi ricordo a quale squadra. Alla Slovan Bratislava. Ah, ecco, allo Slovan Bratislava, questo le sa tutte, tipo, no, le so tutte, no? Qual era la Le Iene, cos'era quel programma? C'era un comico che faceva le sa tutte. E quindi io penso che si fionderanno, oltre ovviamente su Saric o su Makin, non lo so nemmeno come si pronuncia. Per esempio Stulaz, si dice Stulaz, ma si è scritto Stulak. A noi ce l'hanno detto dal Palermo, che si pronuncia Stulaz, Corini l'ha detto bene, Floriana ha sbagliato perché ha detto Stulak. Quindi bisogna vedere lì come sono Nedel Serau, cioè, no, a Sky dicono Nedel Serau, ho sentito una telecronaca da un'altra parte e lo hanno pronunciato in una maniera che non lo so, forse erano ubriachi. Comunque, detto questo, io non mi aspetto grandi colpi in difesa, mi aspetto uno o due a centrocampo e un attaccante assolutamente, perché ieri sera in panchina chi c'era? Soleri. L'unico che Infatti, potesse essere. Carlo, ma infatti a un certo punto, devo essere sincero, io mi aspettavo che entrasse, evidentemente forse non ha recuperato del tutto, anche se si è riscaldato normalmente con gli altri componenti della panchina. Ho iniziato a crederci che potesse essere lui magari l'arma per provare il pareggio, invece poi è entrato Stoppa, se non ricordo male. Si stoppa Mentre per Floriano. invece... Esatto, mentre leggo un messaggio che ci scrive Vittorio Agrifoglio che dice che sarebbe uscita la notizia su Pierozzi già in uscita. Strano, dice lui. Io credo una cosa, che ci sono stati alcuni giocatori arrivati prima, diciamo, che arrivasse Corini, che probabilmente in qualche modo sono l'ultimo lascito, definiamolo così, della coppia Baldini-Castagnini, giocatori che forse... con Corini non sarebbero arrivati e che oggi in qualche modo possiamo dire magari non rientrano appieno nei programmi dell'allenatore? Ti riferisci a Pierozzi? Mi riferisco a Pierozzi, magari allo stesso Stoppa, poi chi c'è che dimentico qualcuno? Poi gli altri, vabbè, Sala ha giocato. Sala No, abbiamo Sala capito che è il sicuramente sì, titolo Sala titolare. sicuramente sì. Devetak non abbiamo avuto Devetak, Devetak non abbiamo idea, l'opportunità però di vederlo. Poi non. non lo so, Ma che guarda, dici tu, Carlo? io non so quanto i Pierozzi, gli Stoppa e i Sala siano richieste. O quantomeno sì, leggo anche adesso, mi è arrivata una stringa su, però sono voci, ma perché stavo parlando di Pierozzi. Non so quanto siano Sala, Stoppa, Pierozzi richieste di Baldini barra Castagnini o quantomeno idee loro o comunque a prescindere da loro. Questo non te lo so dire, però su Pierozzi Corini si è sempre espresso in maniera molto, molto egregia, anche su Stoppa che fa giocare praticamente ogni settimana. Io non vorrei che questo faccia la fine di Siripo.
Non lo so, sono comunque tutti giovani che non fanno, eventualmente che non fanno numeri in lista, in slot. Ora, che Pierocci, dopo che è arrivato in prestito, possa essere ceduto, mi sembra veramente anomalo, anche perché io penso che un ragazzo, credo che abbia 18-19 anni, Pierocci, non di più, che arrivi a Palermo sapendo dove sta andando a giocare, non penso che sia venuto qui per partire titolare inamovibile, cioè lui lo sapeva che arrivava qua per essere uno, diciamo, uno che tendenzialmente partiva dalla panchina. Certo. Di Non lo certo, so. Carlo, infatti io credo che sono, Strano. anzi ne sono sicuro, saranno questi ultimi 3 giorni di fuoco, ho sentito oggi per un paio di minuti Rinaudo e chiaramente era cosciente che lo attendono 3 giorni difficilissimi perché al di là delle trattative in entrata ci sono soprattutto le trattative in uscita che il Palermo dovrà provare a concludere perché altrimenti c'è il rischio che certi giocatori, sappiamo di chi parliamo di Somma. Parliamo di Doda, parliamo di Peretti, di qualche Belli. altro Pella, dovranno certamente o essere ceduti, che è la speranza di tutti quanti, o altrimenti credo che rischino di restare fuori dalla lista dei giocatori che il Palermo potrà o deciderà di utilizzare durante il campionato. Quindi veramente io ce lo siamo detti più volte, secondo me il mercato del Palermo e di Rinaldo fino a questo momento è da 8 più, per diventare da 10 ci vuole ovviamente un vice Brunori, ma soprattutto eccezioni. No, Carlo? Tu dici ci vuole alleggerire, Eh sì. certo. Però ti posso dire con grande tranquillità, senza tema di smentita, che questi non si faranno, come si dice, non si faranno scrupolo di mettere 3-4 come dire, in tribuna, cioè fuori rosa, pur di potenziare l'organico, nel senso che la società non starà lì a dire: ah, non posso prendere Saric perché non ho uno slot libero. Ah, non posso prendere il vice Brunori perché non ho uno slot No, libero. No, ne prendono questo due, rischio ne non c'è. prendono due, tre, esatto. Questo rischio mi sa che non ci Ne sarà. prendono due, tre e li mettono fuori rosa. I nomi già si sanno, dei due, tre che andrebbero comunque. Due sicuri, terzo da vedere, e li mettono fuori rosa. Su questo ovviamente non ci sono, non c'è nulla da temere. Il mercato è finora importante, non dobbiamo farci spaventare dalla sconfitta di ieri contro una squadra che secondo me sarà rognosa e darà da filo da torcere un po' a tutte. Il mercato è comunque, rimane comunque importante. Ecco, siccome stanno facendo un mercato importante, io in difesa avrei fatto anche qualcosa di importante. E non in difesa nel senso di giocatori che si muovono. Eh beh, Se proprio devo fare una cosa, c'era quel bellissimo Sirigu che andava passeggiando tutta l'estate, per esempio, no? Cioè, dico, e che? E che ci voleva? Però Carlo, Vabbè. però voglio dire una cosa, ora, a parte tutto, a parte qualunque valutazione. Ora, ne parlavo oggi pomeriggio con altri amici. Oggi, io faccio, ad essere sincero, grande, enorme fatica ad individuare portieri che veramente facciano la Serie B, facciano la differenza in Serie B. Può essere che sbaglio io e che non ho una grande conoscenza, però chi sono i portieri, sui quali tu puoi, diciamo, fare affidamento al 100% e che ti portano quei punti in più che poi alla fine dell'anno risultano decisive. Io credo che ci siano tutti una serie di portieri normali, non ci sono portieri fenomeni. Ripeto, può essere che mi sbaglio o no? Fabio, devo dirti, mi cogli in fallo, nel senso che fino all'anno scorso io ho seguito la Serie C e non la Serie B, per cui obiettivamente non ti saprei rispondere. Uno ci sarebbe, scusa Carlo se ti interrompo, uno ci No, vai sarebbe. Federico, Per la sì, notizia che. che ho sentito anche oggi, sarebbe Carnesecchi dell'Atalanta che l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario a Cremona. Infatti sulle sette tracce c'è il Como. Quello è un portiere che comunque secondo me fra 2 o 3 anni parerà in una big di Serie A. Infatti già quest'anno la Lazio era interessata a Carnesecchi, solo che avendo avuto un'operazione alla spalla resterà fermo fino a novembre-dicembre. Ma lui è un portiere che in Serie B comunque l'anno scorso alla Cremonese ha portato tanti punti. Perché poi altri portieri affidabili in Serie B. Ci sono buoni portieri, ma non che ti portano quei 5, 6, 7 punti come è stato il Sorrentino di 8 anni fa.
che ha portato tanti punti al Palermo con le sue parate. Diciamo, ci sono buoni portieri, magari come può essere il Cicci Zola, il vice di Buffon a Parma, che però la sta parando lui, anche Gori, però per il resto non ci sono super portieri o portieri top. Ci sono portieri normali come Pignacelli e Massolo. No, speriamo. Beh, però detto Speriamo. questo, ora ritorno un attimo indietro appunto a quello che dicevi anche tu, al di là che non, forse da un certo punto di vista oggi possiamo sembrare troppo critici, però è chiaro che il problema di ieri poi non è stato Pignacelli, abbiamo detto prima, il No, problema non è assolutamente. No, no, di questa squadra, non è lui. Ieri il problema è stato appunto, e ci sta, attenzione ragazzi, siamo chiari, ci sta a sbagliare una partita così per tanti motivi. È servita probabilmente a Corini per capire determinate cose, è servita a noi addetti ai lavori, al pubblico per capire che la Serie B è un campionato difficile. Quindi prendiamo anche l'aspetto, diciamo, positivo, mettiamola così, di questa gara, che ci serva per esperienza. Diciamo, qualcuno diceva a fine partita benvenuti in Serie A2, probabilmente è così. Ma guarda, io l'ho scritto oggi in una mia riflessione quando ho scritto punti a capo. Cosa volevo dire per chi non l'ha capito bene? Punti a capo significa che è stata la serata in cui probabilmente si traccia una linea definitiva con quella che è il passato. Adesso potrà cominciare veramente l'era Corini con il suo modulo, con i suoi giocatori, con i nuovi acquisti e bla 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 bla. Cioè si taglia il ponte definitivamente col passato, ma non solo come modulo, ma anche come giocatori, perché ieri sera le partite. Ha detto che probabilmente due o tre che ieri sera erano in campo titolari difficilmente rivedranno il campo. Quindi, no, punte a capo è inteso anche in questo senso. Ieri sera è stata una sconfitta che ci voleva perché finalmente ci siamo levati questo peso dell'imbattibilità casalinga che stava diventando una sorta di, non lo so, insomma, va bene, basta, ci siamo levati pure questo pensiero, adesso potrà cominciare il vero Palermo di Corini. Punto, basta. Da sabato a Reggio Calabria riparte una nuova storia perché vedrete che ci saranno in campo tutti, cioè, ci sarà Segre, ci sarà Stulaz, ci sarà Di Mariano, non ci sarà Lancini, non ci sarà Crivello, secondo Non ci sarà me Valente, è Valente è squalificato. non ci sarà Valente, è Comunque, chiaro, ieri non ci sarà già. Valente Carlo, e quindi allora, giocherà c'è il Floriano, rischio. giocherà Sala a destra e Infatti, Floriano a sinistra. diciamo che c'è il rischio, tra virgolette, di vedere un Palermo per 8-9 undicesimi completamente diverso da quello dell'anno scorso, che alla fine è quello che tutti quanti ci auguravamo, perché avevamo detto chiaramente che quella non era una squadra adeguata alla Serie B, nonostante. Forse era solo Baldini che pensava che con quella squadra poteva vincere il campionato. Ancora oggi mi chiedo se questa era una provocazione o non so cosa. No, sai Fabio, io ci ho riflettuto anche ieri sera quando mio figlio Dario mi disse: ma tu ti rendi conto che Baldini voleva fare la Serie B con questa squadra? Allora io poi ho pensato: no, Baldini non voleva fare la Serie B con questa squadra. Baldini, nella sua filosofia, chiamiamola così, anteponeva, no, lo spirito del gruppo, la fame di calcio, la voglia di arrivare alle qualità tecniche. Cioè, lui riteneva che una carenza tecnica poteva essere compensata, no, da questa magia, da questa energia positiva, da questo spirito di gruppo che aveva consentito alla squadra di vincere il campionato. Cioè, io ritengo che lui, la sua valutazione non fosse tanto tecnica, quanto di tipo così quasi no, psicologico, emotivo, di questa natura. Poi è evidente invece che probabilmente tutti questi fattori psicologici, emotivi, possono sì compensare determinate carenze tecniche, ma fino a un certo punto, perché se no io mi prendo un grande motivatore e gli do una squadra di prima categoria e gli faccio vincere il campionato. Invece purtroppo ci vogliono anche delle qualità tecniche che in Serie B probabilmente molti dei nostri giocatori non hanno. Tornando a quello che dicevi tu, io credo che assolutamente, caro Fabio, a Reggio si vedranno 8, 9, undicesimi di totalmente nuovo, perché tranne Brunori, Buttaro, Nessuno nuovo. io fatico a vederne qualche altro. Cioè, domenica l'unico che potrà Forse giocare di nuovo è Floriano. Floriano. Floriano Esatto, perché non c'è sabato. Valente. Floriano perché non c'è A meno Valente. che non ci sia un cambio modulo come si Ma il auspicava cambio anche modulo 4-3-3 è sicuro, quindi.
Quindi comunque può essere che Floriano venga a prendere il posto di Elia, prende il posto di Floriano e Di Mariano entri al posto di Valente. Oh, Ah, viceversa. dimenticavo Di Mariano, bravo, a meno che non recupera Sala. Allora, Perché se comunque Sala ieri. recupera, si va a fare l'esterno sinistro, Sì. altrimenti gioca Elia e gioca Floriano. Anche perché Dipende. ieri quando sono entrati Segre e Stulac non hanno fatto niente di eccezionale, però comunque già strutturalmente, fisicamente, anche Di Mariano, si è vista la differenza con Damiani, Bro e con Floriano, con i vari Crivello. Cioè si è vista una differenza di struttura fisica diversa, si vede che sono uomini che comunque pure in altezza e fisicamente ci stanno in Serie B, ci possono stare egregiamente in Serie B. Poi anche Stulac ha visto una punizione calciata da 30 metri che non vedevo dai tempi di Miccoli. Ma Quindi comunque infatti non c'è dubbio che da questo punto di che vista il giocherà solo. Palermo con Stulac ha un'arma in più sui calci di punizione, uno che batterà i calci d'angolo, appunto è quello che manca al Palermo negli ultimi Esatto. anni. Purtroppo i gol dal calcio piazzato il Palermo ne ha fatti veramente, veramente pochi, è un'arma in più ed è importante in un campionato del genere perché ti può permettere di magari sbloccare quelle partite che sono chiuse dove non trovi spazio. Ormai i calci piazzati sono importantissimi nel calcio di oggi. Fanno vincere anche le partite, fanno vincere anche i campionati comunque i calci piazzati. Ci sono squadre che segnano tantissimi con i calci piazzati. Assolutamente sì. Quando, Carlo, ecco, ci sto dimenticando, quando Dorotea è pronta, possiamo sentire magari qualche altro spezzone dell'intervista a Totò Rambo, perché anche i nostri amici che ci stanno seguendo, chiaramente ha fatto piacere il ricordo, dello storico, tifoso rosanero che ricordiamo è venuto a mancare, questa notte o questa mattina, presto. È un personaggio che, come dicevamo in apertura, assolutamente carismatico, di un altro calcio, un altro modo di tifare. Uno che, come ti diceva Carlo, se non ricordo male, ho visto l'intervista che è stato lontano da Palermo per tanti anni perché aveva lavorato in Inghilterra, poi era tornato, però non andava più allo stadio perché non era d'accordo con la politica di Zamparini. Insomma, per uno Assolutamente sì. Assolutamente innamorato dei colori rosanero, questa è stata una difficilissima e durissima. sì, era stato per motivi di lavoro, era andato via, era andato all'estero, poi era tornato, lavorava in Italia, però sì, vero, non andava più allo stadio perché secondo lui, diciamo, la politica zampariniana non era, ecco, non meritava la sua presenza. Te l'ho detto, era molto più pacato rispetto alla testa calda, era molto più adulto, dai, insomma, certe cose le fai fino a quando sei, tra virgolette, giovane, poi è chiaro che se hai famiglia, poi cominciano tutta una serie di vincoli, però lui è andato via, fondamentalmente è andato via da Palermo, ecco, e poi Esattamente, sì. rientrando. Non Eh c'erano sì. più le sue condizioni, però seguiva sempre il Palermo, continuava ad avere contatti con qualche esponente della curva, molti. Adesso, ti dico, quando io quella mattina parlavo con lui, siamo stati insieme dall'amico Fabrizio, e poi ci ha raggiunto anche un altro, insomma, si è creato un piccolissimo gruppetto di due o tre facce che io mi ricordavo, essendo io praticamente coetaneo, forse anche un po' più grandetto di loro, però tutti i ragazzi che adesso sono padri di famiglia, cinquantenni, ecco, 55 anni, però insomma, qualche faccia che io mi ricordavo, diciamo, fra i più agguerriti in curva, si è vista. Insomma, era anche un aggregatore lui, no? Insomma, grande Eh beh, sì. rispetto di questi altri componenti della curva di allora. Continuava ad Assolutamente sì. esserci, chiaro. Assolutamente. Salutiamo intanto Orazio Vassallo che ci segue da Miami e appunto quando Dorotea sarà pronta può mandare tranquillamente l'altro video, così appunto ascoltiamo le parole di Esiste solo Totò Rambo. Io nel l'angolo, frattempo è vado così, leggendo oppure qualche altro i messaggio. giocatori, i nomi, i presidenti, gli allenatori, per te cosa esiste? Per me esistono i colori, soltanto due colori, il rosa e il nero. Non posso tipo transigere da questo, cioè per me il giocatore,
Sì, rispettarlo, ma alla fin fine viene pagato. E quindi, capito, tu sei un lavoratore come tutti gli altri. Te ne vai, sì, mi può dispiacere, però sempre in formula relativa, perché tu te ne vai, per me la maglia rimane. Cioè, tu presidente, oh, me ne frega niente a me, capito? Non La me, ma categoria è importante. assolutamente no, per quanto mi riguarda no. Cioè, perché se no va a farsi benedire tutto il mio credo. E beh, abbiamo appunto Carlo, diciamo che poi ricorda quelle che furono le parole di Delio Rossi: gli allenatori passano, i giocatori passano, i presidenti passano, quello che conta è la maglia. Sì, che questi sono, diciamo, dei dettami, delle verità che comunque nel mondo del calcio in generale non si vogliono capire, cioè, forse la gente non capisce veramente che al tifoso non gliene frega niente del singolo calciatore. Al tifoso vero, del singolo calciatore che fa il fighettino, non gliene frega veramente niente. Così come non gliene frega di leggere il nome del presidente, non gliene frega niente. Cioè, al vero tifoso gli interessa che chi è in campo, che possono essere anche sagome, buttano l'anima, no? E Totò Rambo oggi ce lo dice con estrema chiarezza, peraltro dicendo anche che la categoria gli interessa, che è poi la dimostrazione che hanno dato anche i nostri tifosi in Serie D, dico, seguendo in massa la squadra o con quella grande festa che c'è stata a Petralia, ti ricordi quando veramente erano in mille durante il ritiro della rinascita, dimostrazione che appunto a certi livelli di tifoseria la categoria è relativa. Per carità, è ovvio che a tutti piace giocare in Serie A e che a tutti piace andare a vedere stadi belli, bellissimi, incitare e scontrarsi con l'Inter e la Juve, il Milan, che ha un sapore diverso la vittoria anche a livello di tifoseria. Però è un dato di fatto, cioè, per questo io certe volte rimango sbigottito, no? Da quando ne parlo, non parlo da solo del Palermo, ma quanto nel mondo del calcio i giocatori si possano consentire di essere onnipotenti. Ma onnipotente per chi? Se a partire dai tuoi tifosi, sì, ci sei, quello che ha detto Totò, ti posso rispettare, ma alla fine sei un impiegato, va, c'è, cioè, chi sei, chi mi rappresenti, beh, mi interessa la maglia, i colori sociali, vabbè. Assolutamente sì. Carlo, parliamo, passiamo un attimo perché siamo, diciamo, quasi in chiusura, mancano 10 minuti più o meno. Li dedicherei al prossimo impegno del Palermo. Mettiamo, diciamo, va in archivio, archiviamo subito la sconfitta con l'Ascoli e pensiamo alla gara di sabato prossimo. Si giocherà, ricordiamo, alle ore 14 a Reggio Calabria, una trasferta difficile, una trasferta calda in tutti i sensi. A questo proposito, Federico, la Regina è una squadra che è stata praticamente ricostruita, era in grande crisi dopo l'arresto del presidente, c'era il rischio che non si iscrivessero addirittura, poi invece è stata acquistata a una nuova proprietà ed ha fatto una buona squadra, ha preso un allenatore sicuramente di Di nome. Ma categoria, un che, allenatore di esatto, categoria. che squadra è quella calabrese? Possiamo dire che è una squadra alla Pippo Inzaghi, una squadra molto combattiva, veloce nelle ripartenze. Gioca con lo stesso modulo di Bucchi, con un 4-3-3 molto, molto fisico in attacco, perché ha giocatori comunque che sono molto brevilini e molto veloci, tranne Menez, giustamente, che comunque con la sua classe, anche a 37-38 anni, non mi ricordo bene la sua età, comunque inventa giocate per gli inserimenti degli esterni che sono Canotto, ex Juve Stabia, e Rivas. Ha anche un buon centrocampo, un buon metronomo di centrocampo come Chrisetic, che ha già vinto questa categoria più volte anche col Crotone 3 anni fa. E poi ci sarà anche lo scontro, forse a questo punto, fra i fratelli Pierozzi, visto che il terzino destro che oggi della Regina è Pierozzi, del fratello del nostro Pierozzi, oggi ha segnato anche un gol sul 4-0 nella partita del 4-0 sul Tirol. È una squadra, immagine e somiglianza del suo allenatore. Sarà una guerra, una battaglia anche per il campo e il clima caldo di Reggio Calabria, che con noi ha visto sempre partite molto, molto, molto difficili. Infatti, forse abbiamo vinto tutte. Ricordiamo, infatti, fino a qualche anno fa c'era un buon rapporto tra Palermitani e Reggini, poi si ruppe, diciamo, Si questo ruppe il gemellaggio. gemellaggio circa 15 anni fa, all'incirca. Esatto, e da allora quella con la Regina è diventata una
trasferta assolutamente calda. Una Regina che sta facendo comunque un ottimo campionato, sin qui tre Sì. Una partite, la squadra vittoria, calabrese, secondo me. insomma, esatto, probabilmente nessuno se l'aspettava già così in grado di far bene. Anche perché con le difficoltà che ha avuto, addirittura hanno cominciato il ritiro. Noi siamo stati una delle ultime squadre e loro l'hanno cominciato addirittura dopo di noi, 3-4 giorni dopo di noi, perché hanno avuto anche problemi sul campo di allenamento, visto la questione iscrizione o non iscrizione. Infatti, il presidente che ha acquistato la Regina è lo stesso presidente che è la Lamezia Terme in Serie D. Ha fatto questo atto d'amore verso la Regina, l'ha comprato lui e in pochissimi giorni, perché le iscrizioni si chiudevano, mi sembra, il metà luglio, lui è riuscito a far tutto e ha preso come allenatore comunque Pippo Inzaghi e si è presentato quindi con un allenatore assolutamente di categoria, perché comunque tutto si può dire fuorché che Inzaghi non sia un allenatore di categoria, e inoltre ha fatto una bella squadra, una buona squadra, ha ottime individualità, Assolutamente. un buon gioco corale. Quello che ha fatto vedere in queste tre partite, comunque. Ma è ancora C'è. Taibbi il direttore sportivo? No, 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 mi sa che Taibbi, se non sbaglio, è No, forse andato sì, via. c'era stato, non mi ricordo, c'è stato un C'era momento in stato cui un dovevano problema cacciarlo. sul C'è contratto stato un po' di anche. maretta, un po' di maretta c'è Sì. stata. Non so bene se è rimasto Però Taibbi. non so, non mi ricordo come è finita, però Bene, vabbè. anch'io, Sì, c'è perché c'erano stato. stati anche problemi Costellone. Anche problemi Costellone per quanto riguarda il contratto, un po' di dichiarazioni da Sì, ambo le ma parti, che non si sapeva chi aveva ragione e chi torto. Quindi se l'hanno andato via, hanno preso Carlo, Inzaghi e Taibbi, non so se è rimasto. non mi ricordo neanche io. Carlo, c'è qualcuno che diciamo che ipotizzerebbe, dice, perché non spostare Buttaro al centro e mettere nel ruolo di terzino un altro giocatore? Secondo te potrebbe essere questa una soluzione o sarebbe un ripiego? Visto che comunque Buttaro in una difesa 4 non lo so quanto possa rendere da centrale. Con la Reggiana ha giocato quel 60-70 minuti quando è uscito Lancini da centrale. È un po' troppo irruento forse per giocare in una difesa 4 da centrale. Forse in una difesa da braccetto destro in una difesa 3, sì, magari con più copertura, ma da giocare a difensore puro in un centrodestro in una difesa 4 non so fin quando potrebbe far bene. Potrebbe andare molto in difficoltà. Tu che fai, Carlo? Se lo rischieresti per provare a mettere qualcuno al suo posto, non so, l'Elia di turno piuttosto che Mateiu, visto che sappiamo che può fare tutti e tre i ruoli, o non è, o sarebbe comunque solo un ripiego? Ma io penso che ormai lo spazio di Buttaro sia quello lì. Non ce lo vedo. Io penso che al centro l'arrivo di Bettella abbia sistemato un po' le cose, anche Mateiu può fare il difensore. Però voglio conoscere questo Mateiu, così come questo Devetak, perché se questi ragazzi, per esempio, come esterno destro, sono bravi, allora è probabile che Buttaro potrà essere considerato, no, nella rosa in organico come un'altra alternativa al centro. Non dimentichiamoci di Accardi. Non so come finirà in questi ultimi giorni la faccenda Accardi, E sinceramente, beh, anche però. che ricordiamo Accardi è infortunato ormai da tempo immemorabile, già lo Con la eh sì. Triestina all'andata. Lo scorso anno aveva saltato un sacco di partite Sì. anche per infortunio, Beh, quindi sì. purtroppo, Anche tanto. ha giocato davvero poco, quindi io non mi meraviglierei che Accardi possa decidere di andare altrove per provare a trovare un po' di spazio, perché è chiaro che qua con tutti i giocatori che ci sia e che ci sono. Per quanto il giocatore sia attaccato alla maglia, attenzione, non ha mai detto una parola fuori posto, però è chiaro che qui spazio veramente rischia di trovarne poco e nulla. Quindi meglio per lui, appunto, considerato che ha giocato veramente poco in questi 2 anni, trovare, se dovesse avere l'opportunità, un'altra squadra. Sì, queste sono cose che si discutono con l'allenatore in genere. Tu sai quanto potenzialmente l'allenatore vuole contare su di te o meno, ecco. Stesso discorso per Lancini, per Cilico che quindi ha capito che poteva andare via, ma io mi auguro che ne parlino anche con Somma, con Fella, insomma, ne avranno parlato. I giocatori, dopo un confronto con l'allenatore, in genere capiscono che aria tira e magari
fanno le loro considerazioni, e le loro scelte. Allora, diciamo che ancora in un certo senso è un Palermo in divenire. Quindi, c'era uno spettatore che scriveva: probabilmente Corini ha visto soltanto le ultime partite dei playoff e non tutta la stagione, ma immagino proprio di sì, considerando che lavorava a Lecce, se non mi sbaglio, no? E Sì, quindi esatto. probabilmente avrà visto Brescia. solo a Brescia, scusatemi, e probabilmente ha visto soltanto i playoff, ed è vero, voleva dire, ha visto il meglio, non ha visto i balbettii di tutta la stagione. Perché sennò probabilmente avrebbe fatto scelte diverse, magari ha anche ragione lui. Quindi Corini dovrà conoscere ancora i giocatori, e credo che ancora ci vorrà 2 o 3 settimane. Lui del resto ieri sera parlava di 6 settimane, no? Ci siamo presi tempo, 6 partite, no? Per tirare un primo bilancio, 3 sono passate, adesso ne mancano altre 3. 6 partite per capire i ruoli, i giocatori, chi può essere dove, credo che sia veramente così, perché per esempio questo è un discorso che riguarda Buttaro. Buttaro intanto parte come esterno destro, però non è detto che se Devetak, Mateiu, no, sono più forti a destra, Buttaro non possa essere considerato un'altra alternativa al centro. Per cui, per questo dicevo, è tutto in divenire ancora. Assolutamente sì, siamo, Riccardo Carlo, quasi in chiusura. Ultima domanda, ovviamente l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo parlato prima, però la voglio rifare. Mancano, abbiamo detto, 72 ore circa alla chiusura del calciomercato. Cosa ti aspetti realisticamente? Detto che probabilmente Saric domani dovrebbe essere ufficiale, e c'è Makin, che il Monza potrebbe dare, perché a quanto pare vuole acquistare altri giocatori, visto questo inizio di stagione in Serie A a dir poco difficoltoso, e ha bisogno quindi di liberare qualche posto. Si parla di Mraz, qualcuno dice che come vice Brunori potrebbe arrivare un giocatore del quale finora non si è mai fatto il nome. Insomma, io credo che stia abbastanza certo che almeno un paio di giocatori arriveranno da qui alla chiusura. Siete d'accordo? Prima Federico e poi Carlo? Ma secondo me, allora, Saric e Mraz, che danno quasi per certi, potrebbero già completare anche il mercato del Palermo. Anche perché comunque poi forse Macin, oggi ho letto un'intervista di Galliani che diceva che non intendono dar via Macin perché l'altro ieri è subentrato benissimo in Monzo-Udinese. Quindi forse sono un po' ricreduti su questo giocatore. Se io dovessi intervenire, comunque prenderei un altro centrocampista, magari con delle caratteristiche diverse da Stulac, da Segre e da Saric. Magari qualcuno con più di estro, un po' più di fantasia, anche se Saric, il giocatore che ho visto l'anno scorso ad Ascoli, è un gran bel giocatore che può andare a dare quell'inventiva che i nostri centrocampisti non hanno. Ma io Carlo, tu cosa dici? sono d'accordo con Federico. Io penso che con Saric ed eventualmente Mraz, credo che il mercato del Palermo possa essere definitivamente concluso. Della sorpresa di cui si parlava, comunque a cui accennava Federico, ma io mi auguro che sia la mia fissazione di qualche giorno, cioè, anzi, io ne ho due, che sono Jaiola e Dagraca. E Dagraca, vabbè. Da Graca, per cui, ma speriamo che come dire, una delle mie fissazioni che non si basano, non si poggiano su nulla, lo dico subito per evitare già retropensieri a questo sa cose che gli altri non sanno. No, sono due giocatori su cui io avrei investito 10 lire e avrei preso tranquillamente per portare a Palermo. Uno peraltro sarebbe stato anche bandiera e l'altro è palermitano, quindi. Ma rimangono mie. Io comunque sono convinto che con Saric e Mraz si chiude lì. Così Si come sono chiuda, chiaro. convinto, si chiuda. Così come sono convinto che potrebbe uscire Fella, ma non Somma, che ormai è abituato, diciamo, a stagioni, diciamo, In no? chiaroscuro, Di comoda, scuro che chiaro. tranquille, di Di comoda comoda tribuna e più. tranquilla tribuna. È comodo, evidentemente. Sì, io penso che un paio finiranno fuori organico, fuori rosso. Carlo, c'è un messaggio prima di chiudere che non riesco a capire. Vediamo se tu, che sei più intelligente di me, riesci a darmi una spiegazione.
Scrivo: buonasera, ma se il Palermo ha 20 milioni di introiti, il City cosa ha messo? Potevamo fare anche senza. Ma i 20 milioni Che di vuol introiti dire? che legge il nostro amico Giuseppe, da dove li vede? Perché io a me non Non lo risultano so, 20. onestamente non Forse ho sono i idea. 20 milioni che il City ha pagato per comprare il Palermo, per dire, non sono 20 milioni, No, non ovviamente. lo so, infatti non riesco a capire. Cioè, allora, ragazzi, se qualcuno oggi pensa di criticare la campagna acquisti che sta facendo il City Football Group, mi arrendo, non ho altro da Anche dire. Alzo considerando la campagna acquisti le così da mani, non so quanti anni, cioè, esatto, io forse dai onestamente. primi 5-6 anni di Zamparini, poi non c'è stata più una campagna acquisti così, anche fatta una certa campagna acquisti fatta con coscienza, non giocatori presi tanto per dire abbiamo preso Tizio, abbiamo preso Caio, giocatori che comunque devono far parte di un progetto tecnico che ha affidato un allenatore che ha un certo tipo di gioco, quindi hanno preso i giocatori giusti per i posti in campo giusti, non hanno preso tanto per prendere. Oh Allora, no, io Carlo. volevo, posso dire una cosa? Sì, assolutamente, però posso dire una cosa, perché leggevo un messaggio Anche due. di un nostro amico che diceva, ma se i messaggi li leggiamo soltanto noi, è inutile che. A prescindere dal fatto che il fatto stesso che vanno in onda, no? E sono un'opportunità per tutti per leggerli, se non mi sbaglio, è così, no? Cioè dicono li leggo solo io, li Assolutamente leggono sì. tutti. Per cui se io voglio dire una Assolutamente. cosa a Fabio, la scrivo, anche se Fabio va a leggere, gli altri stanno ascoltando. Poi se Ma più uno che altro perché, vuole. ragazzi, non possiamo leggere tutti i messaggi, è impossibile. Io provo a mandarli tutti in sovraimpressione, appunto per dare spazio a tutti quanti. Ogni tanto ne leggo qualcuno, ma più di questo, onestamente, non possiamo fare perché, grazie a Dio, siete in tantissimi a seguirci e in tanti che scrivete messaggi. No, perché come dire, per esempio, l'amico la mattina scrive: ma a voi questo portiere vi convince? Bla 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 bla. È un argomento che abbiamo già preso, discusso, sviscerato. La sua riflessione comunque viene letta dagli altri che stanno ascoltando. Quindi il fatto che noi non la leggiamo diventa, secondo me, così relativo. L'importante è che, ecco, appunto, se nessuno li vuole più, meglio che non vadano a giocare in Serie B. Cioè, non c'è bisogno che lo diciamo noi per essere comunque. Come dire, per partecipare, l'importante è che voi partecipiate. Poi che noi non li leggiamo non significano, no, che non vengano, che il vostro parere non arrivi comunque. Non so se sono stato chiaro, Fabio, Direi perché proprio di sì, siccome no, c'erano assolutamente. alcuni si lamentavano del fatto che non leggiamo il messaggio, il fatto che non lo leggiamo non significa che non va in onda. Va in onda, cioè, gli altri lo leggono così come lo leggiamo pure noi, ma siccome per fortuna arrivano non lo so quanti centinaia di messaggi, per Giampaolo, ecco, vuole litigare con me, dice Iaiolo non serve. A me fa simpatia Iaiolo, io lo prenderei solo per simpatia, diciamolo Assolutamente sì, va bene Carlo. Allora, se non abbiamo nulla da così. Va bene, dai, salutiamoci, aggiungere, sì. io direi salutarci, salutiamo, ringraziamo Dorotea, ringraziamo Marco Lauriano che ci ha seguito da dietro le quinte, che anche lui sta facendo, diciamo, un po' di pratica. Probabilmente nelle prossime settimane magari sarà lui a mandarci in diretta. Io ringrazio ovviamente i tantissimi amici che ci hanno seguito. Ricordiamo che presto torneremo anche in radio, ancora non abbiamo una data precisa, ma ve lo faremo sapere. E vi invitiamo quindi ovviamente a seguirci, a seguire il nostro sito tifosipermo.it. Ringrazio Federico Frittitta. Vi Grazie a ricordo, voi. Carlo, visto che giochiamo sabato, penso, però questo lo faremo sapere, forse la prossima diretta di Club di Tifosi potrebbe anche essere sabato sera, se no torneremo domenica sera. Però questo dico, vedremo e ve lo comunicheremo. Carlo, che vuoi aggiungere qualche cosa? No, assolutamente, sono con Saro, non drammatizziamo la sconfitta, prima o poi poteva succedere, doveva arrivare una sconfitta da cui si riparte, da cui nascerà un nuovo Palermo che secondo me potrà darci anche delle buone soddisfazioni. Per il resto speriamo che questi ultimi 3 giorni di mercato portano un paio di elementi ancora come gli altri di valore, e va bene così. Ricordiamoci che l'anno scorso perdevamo a Monopoli, a Foggia, dove è stata quella Esatto, sconfitta? A infatti, Bisceglie, cioè, ok, va bene così, va bene perdevamo così. su campi, infatti, perdevamo su campi improponibili. Rispondo al volo a Sebastiano Giurlando che ci chiede se faremo
Diretta radio sulla nostra pagina, sì, quando riprenderemo la diretta su Radio Action sicuramente andremo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. Va bene, Carlo e Federico, Buonanotte. buonanotte a tutti. Ciao, Buonanotte. buonanotte. E soprattutto a Dorotea. Perché Assolutamente sì, buonanotte, ciao. soprattutto a Dorotea, perché dopo una giornata di pesante lavoro, Dorotea ha bisogno di riposare. Quindi buonanotte Esatto. soprattutto a lei. Ciao, Ciao a buonanotte. tutti. Ciao, buonanotte. Buonanotte.